Grazie Presidente. Vorrei utilizzare questi pochi minuti a disposizione per porre delle domande al Presidente Letta che, se riterrà opportuno, potrà rispondere durante la replica. Presidente Letta, lei ha parlato del pacchetto lavoro che domani il Governo dovrà approvare, però noi vorremmo sapere le risorse stanziate per questo pacchetto lavoro, perché ogni buono proposito, se non accompagnato da una copertura finanziaria, rimane solamente un bel discorso ma nessun fatto. Presidente Letta, le domando anche perché avete stanziato 1 miliardo di euro solo per i disoccupati del Sud. E non mi risponda, Presidente, che erano fondi stanziati dall'Europa per quelle aree, perché le aree individuate erano solamente Calabria, Campania, Sicilia e Puglia. Voi l'avete esteso a tutto il Mezzogiorno e volutamente avete escluso il nord del Paese. Presidente Letta, le domando anche perché avete stanziato 2 miliardi di euro per gli sprechi della sanità del Mezzogiorno, quando non avete ancora individuato le risorse per lavoratori e imprese del nostro Paese. Presidente Letta, nel suo discorso di insediamento ha detto che le sue priorità e le priorità del suo governo dovevano essere il lavoro e tra questo e in quest'ambito la questione esodati. Allo stato attuale non vediamo nulla di concreto, solo parole. Devo constatare amaramente, Presidente, che l'impressione che abbiamo è che il suo governo si stia occupando, e finisco Presidente, con maggiore attenzione dello ius soli piuttosto che della disoccupazione del nostro Paese. Presidente, queste risposte servono a dare una certezza nel futuro del nostro Paese, ma servono anche a dare motivo dell'esistenza di questo Governo. Grazie.